Stai ora ascoltando Armonia, il podcast in cui si parla di scienze, dalla medicina alla biologia alla matematica, per arricchire la mente ma anche l'equilibrio mente-corpo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Armonia. Oggi si fa un'intervista e un'intervista a cui tengo veramente molto, una persona che ho sempre ammirato. Si tratta del professore Luigi Ambrosio, è un matematico italiano tra i più citati nel mondo, tra l'altro una persona estremamente gentile e disponibile, ha lavorato per lo più nel cosiddetto calcolo delle variazioni, teoria geometrica delle misure, ma diciamo l'ambito che mi ha permesso di scoprirlo è stato sostanzialmente il trasporto ottimale, che è una delle aree più belle, a parer mio, della matematica, in cui si combina sia l'eleganza, la capacità di astrazione, l'importanza delle definizioni, ma al tempo stesso anche un certo livello di esecuzione tecnica, dove risultati all'apparenza molto astratti e molto lontani dalla realtà, in realtà portano ad applicazioni in tantissimi campi. È un campo florido in cui tantissime persone, una varietà di persone hanno vinto premi vari. Lo stesso professore Luigi ha vinto il premio Bartolozzi, il premio Cacioppoli, per una varietà di contributi non solamente legati al trasporto ottimale. È una persona che ammiro molto e con cui l'obiettivo è stato quello di fare una conversazione molto poco tecnica per, come dire, sondare la sua visione su determinati aspetti della matematica e della ricerca non necessariamente legati alla tecnica. C'è una piccola parte dell'intervista in cui però andiamo in un ambito un po' più tecnico, che è quello sia del calcolo delle variazioni che quello del trasporto ottimale. Come sempre mi piace fare, parliamo anche un po' del modo in cui lui è arrivato a fare ricerca, e questo, diciamo, non può prescindere da una piccola discussione sul supervisor, sul suo relatore di tesi, che è Ennio De Giorgi, che è stato un grandissimo matematico italiano con una marea di contributi, anch'essi tra l'altro nel calcolo delle variazioni. È stato sostanzialmente la prima persona a cui è stato dato il premio Cacioppoli, che poi è stato vinto dal professor Luigi Ambrosio 28 anni dopo. E oltre ad essere un matematico, era anche, no, a un certo punto di vista, autore di libri divulgativi, teologo, filosofo, se volete, no? E c'è una sua massima che potete trovare anche su Wikipedia, che a me piace molto, no? Che recita: all'inizio e alla fine abbiamo il mistero. Potremmo dire che abbiamo il disegno di Dio. A questo mistero la matematica ci avvicina senza penetrarlo. Sono estremamente grato al professore per il tempo che ha dedicato. L'ho cercato di mantenere l'intervista il più breve possibile, perché mi rendo conto comunque degli impegni e del fatto che il tempo libero, no, vada ben sfruttato. E soprattutto una cosa che ho dimenticato di menzionare nel suo fantastico curriculum, se volete, è che adesso è direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa. Quindi i suoi impegni semmai sono aumentati, e nonostante ciò però è stato immediatamente disponibile a fare questa intervista, il che penso dimostri in un certo senso l'interesse che una persona come lui ha nel lasciare una traccia, nell'insegnare anche al di fuori dell'ambito accademico e nel trasmettere idee in maniera un po' più ampia e meno tecnica. Ma bando alle ciance, vi lascio l'intervista. Grazie Ciao. Mille per aver accettato di essere intervistato per il podcast. E quindi, ok, la primissima domanda, come avevo anticipato, è: perché l'Italia? Perché lei ha deciso di rimanere in Italia? Beh, allora, le ragioni ovviamente sono molteplici e sono legate anche un po' al contesto nel quale si è sviluppata la mia carriera. Nel senso che ovviamente negli anni, fine anni 80, quando io ho concluso il perfezionamento alla scuola normale, le prospettive di carriera erano molto rapide, c'era una fase di espansione dell'università, quindi intanto, come dire, quindi il gap competitivo, come dire, rispetto a offerte che potevano venire dall'estero era minore di quello che c'è adesso. Quindi vinsi quasi subito un concorso da ricercatore,
Nelle fasi successive, devo dire, mi è arrivata qualche offerta dall'estero, ma ormai ero proiettato, insomma, in qualche modo, verso già la prima fascia, l'essere professore ordinario abbastanza giovane, quindi poi, insomma, pensarono anche a fattori familiari, è andata un po' così, ma sicuramente, diciamo, all'epoca il flusso, come dire, di giovani brillanti verso l'estero era credo inferiore rispetto a quello attuale. Ok, e il suo mentore no, è stato Ennio De Giorgi, giusto? Sì. E quanto ha influito lui nella sua scelta di restare in Italia? Il fatto di poter lavorare più a stretto contatto con una persona come lui? Beh, sicuramente, diciamo, ha influito non tanto sulla scelta di restare in Italia, quanto, diciamo, sulla mia formazione scientifica, sul mio modo di fare, di interagire un po' con gli allievi, insomma, più che altro da quel punto di vista, perché poi devo dire che è finito il perfezionamento, quindi 3 anni dall'85 all'88 ero già diventato piuttosto indipendente, cioè anche se poi con De Giorgi dall'88 al 96, che è l'anno in cui morì, abbiamo sempre mantenuto contatti, ci vedevamo spesso, anche perché io continuavo a vivere a Pisa. Ho fatto per un po' il pendolare, ecco. Però ecco, no, sicuramente ha avuto un'influenza enorme, diciamo, sul modo di, come dire, di affrontare i problemi. Forse dire la cosa più importante è la capacità che aveva De Giorgi, che in parte poi ha trasmesso anche ai suoi allievi, di pensare sempre un pochettino in grande, no? Di cercare di astrarre sui problemi, di cercare sempre le formulazioni più ampie. Ecco, da questo punto di vista, diciamo, una certa ambizione, diciamo, nella ricerca, ambizione ovviamente intesa nel senso positivo, ecco, non nel senso deteriore della parola. Ecco, da quel punto di vista devo dire che ho imparato delle grandi lezioni e anche nella mia esperienza scientifica devo dire che poi le cose sono andate così, cioè nel senso che lavori che ho fatto, diciamo, ampie generalizzazioni che sembravano forse anche, voglio dire, arbitrarie o persino per certi versi non motivate. Poi in realtà, diciamo, col senno di poi si sono rivelate importanti, ecco, quindi un po' questo gusto, diciamo, per l'alta astrazione, che però poi in De Giorgi, va detto, si combinava anche con una grande capacità tecnica. Ecco, non è, diciamo, questi sono un po' i due estremi. Se uno deve saper immaginare le cose, ma poi le deve anche portare a termine, in un certo senso. Quindi capacità tecnica nel senso proprio di esecuzione, Di di dimostrazione, di dimostrazione anche. elaborazione di tecniche dimostrative, e poi, diciamo, quando si guarda il processo, diciamo, di matematizzazione a monte, di fare le giuste congetture, di dare le corrette definizioni di partenza. Su questo De Giorgi era veramente eccezionale. Poi, come dire, un processo abbastanza comune nella crescita di un matematico, per certi versi si è visto anche con De Giorgi, l'ho vissuto anch'io, lo sto vivendo anch'io, perché, come dire, all'inizio predomina la capacità tecnica, si vogliono affrontare problemi, risolvere congetture poste da altri anche per affermarsi, no? In un certo senso. Poi, diciamo, man mano che il bagaglio di esperienza aumenta, si tende ad avere anche una visione un po' più speculativa, una visione un po' più generale. Ed è quella che poi consente anche di proporre problemi agli allievi, di inquadrare le questioni. Diciamo, è abbastanza normale che la capacità tecnica possa magari anche un po' scemare, anche se compensata dall'esperienza, però ecco, si guadagna questa visione un po' più ampia, ecco, questa esperienza, ecco, che si riversa poi sugli allievi. E quando lei ha parlato prima di capacità di generalizzazione, no? Dei problemi, e forse una delle cose che più spesso ho sentito dire è che generalizzare non sempre vuol dire risolvere problemi interessanti, no? Però allo stesso tempo io trovo molto interessante il fatto che nel momento in cui si generalizza, no? E si astrae da determinati
dettagli tecnici, si guadagni appunto una visione d'insieme che altrimenti è molto difficile da ottenere nel momento in cui ci si concentra molto sui punti tecnici, no? È difficile avere quella visione d'insieme che poi permette di esplorare, di ideare nuovi problemi. E quindi da un certo punto di vista mi chiedevo se fosse d'accordo su questo, nel senso che che la generalizzazione, anche se magari inutile dal punto di vista pratico in determinati casi, ha comunque un guadagno netto a lungo termine, no? Essendo lungimiranti. Certo, no, naturalmente, cioè l'analogia che uno può fare con l'osservazione di un panorama, no? Se tu lo osservi da 100 metri di altezza è diverso che se lo osservi da 1 chilometro di altezza. Se hai una capacità di risoluzione visiva di un falco, come dire, anche da 1 chilometro di altezza riesci comunque a vedere i dettagli, ma hai una visione molto più globale, insomma. Sì, naturalmente poi come tutte le cose la verità sta nel mezzo, perché poi esiste anche un'industria matematica, no? Specialmente in questi tempi in cui i criteri di selezione si basano molto su indici di produttività e così via. C'è anche l'industria purtroppo della generalizzazione fine a se stessa e così via. Cosa ci previene, come dire, da queste degenerazioni che comunque esistono e non si possono ignorare? Il senso estetico, cioè diciamo un matematico esperto capisce abbastanza bene se poi questa è una cosa fine a se stessa o no, o se invece è una cosa potenzialmente utile. E poi bisogna tenere conto del fatto che nella ricerca di base c'è comunque un certo tasso, lo chiamerei, di spreco, ecco, proprio perché uno non sa a priori cosa succederà, come le cose andranno a finire. Vabbè, magari ci saranno alcune generalizzazioni che saranno binari morti, ma chi lo sa, insomma, ecco, un po' bisogna anche essere preparati a questo. Io ti racconto, diciamo, una delle cose più divertenti, una delle recensioni più divertenti che ho avuto per un mio lavoro dal referì, quindi prima che venisse pubblicato. Un lavoro importante che ho fatto su alta matematica, e lui scrisse proprio tra l'altro su una cosa che aveva proposto De Giorgi nel 95, e poi non ha fatto in tempo a vedere, perché poi ho affrontato questa questione solo alla fine del millennio, cioè nel 1999-2000. Comunque, sottomettemmo questo lavoro, e il referì scrisse: io non so questa cosa che serve, però è un lavoro bellissimo e lo farei pubblicare. E poi, diciamo, a cosa è servito, si è capito 7-8 anni dopo, insomma, non importa. Forse è la più bella recensione che abbia mai avuto, cioè perché appunto sottolineava il valore estetico, il referì aveva capito che in fondo questa cosa andava fatta, poi ora non si sapeva subito a cosa serviva, ma non importa. E non era fine a se stessa, però questo si capiva abbastanza presto. Un bellissimo Per commento, ovviamente. spiegarti un po' meglio questa ampiezza della visione, ecco, per dire, in caso di questo lavoro noi generalizzavamo una teoria geometrica importante, la teoria geometrica della misura, sviluppata diciamo, da De Giorgi, Federer, da tanti autori negli anni, diciamo, dagli anni 40 agli anni 60-70. La generalizzavamo da spazi euclidei o varietà riemanniane se vuoi, quindi da oggetti più o meno lisci, a spazi metrici generali, no? Naturalmente che cosa succede? Che tu poi nell'affrontare questo problema a questo livello di generalità sostanzialmente ti è impedito l'uso di una serie di strumenti che hai a disposizione, di un armamentario, pensa alla struttura vettoriale che hai a disposizione negli spazi euclidei. Allora, che succede? Che però con questa visione più ampia non solo hai dimostrato il risultato in un ambito, hai capito le cose in un ambito più generale, ma persino hai trovato delle tecniche più essenziali, perché non hai usato, capisci, hai come ottimizzato il ragionamento. Tant'è vero che poi ora anche dei libri moderni su questo tema, che trattano non la cosa in spazi metrici, ma in ambiti euclidei, usano comunque le tecniche sviluppate nel contesto più generale.
Questo fa capire come a volte il cambio di prospettiva ti aiuta anche a ritornare sul problema che, vabbè, in fondo avevi tutto sommato già risolto, ma forse non avevi capito la struttura essenziale. Sì. No, ma poi mi è piaciuto molto, diciamo, il riferimento del fattore estetico come una sorta di obiettivo nel momento in cui si fa ricerca, no? Che è qualcosa che magari spesso in ambiti un po' più ingegneristici manca, che però secondo me ha un profondo valore, come diceva lei, appunto, perché i risultati più semplici sono più semplici da capire, ma sono anche più fondamentali all'essenza, perché nel momento in cui, almeno a parer mio, no? Una dimostrazione, per esempio, è più generica, non hai tanti strumenti raffinati per la singola istanza e quindi hai bisogno di utilizzare degli strumenti più generali. Di solito le dimostrazioni, almeno così mi è sembrato, no? Fino ad oggi, sono più semplici, sono più eleganti e hanno un impatto maggiore. Però mi piace. Sì, questo è vero, diciamo, il senso estetico probabilmente è qualcosa di difficile da spiegare a Sì. chi non ha una passione per la matematica o per la fisica, forse lo si può spiegare così, diciamo, in realtà credo che all'interno di ogni disciplina esista come dire, una sensibilità che uno matura o che in matematica forse a volte anche un po' più innata. Verso ciò che è bello, ciò che è interessante, ciò che non lo è. Magari una persona appassionata di pittura o particolarmente portata per la pittura, già, come dire, anche quello può essere educato, come insegnano i colleghi di storia dell'arte normale, però magari anche lì nasce con una predisposizione innata a cogliere, diciamo, certi aspetti, ecco, per cui io su quello invece sono piuttosto blind. Ecco, però appunto ogni disciplina ce l'ha. In matematica direi è un motore abbastanza importante nello sviluppo delle ricerche, è un motore abbastanza importante. Appunto, anche nel capire quali possono essere, come dicevo prima, rami secchi o no, insomma. Poi l'altro fattore importante è la cross-fertilization, cioè quando si scopre che un lavoro nato in un ambito ha un'applicazione totalmente inaspettata in un ambito completamente diverso, questa è una spia, insomma, che qualcosa sta succedendo di importante, insomma, ecco. Capisci? Sì. E quindi poi mi sembra molto correlato in realtà al fattore, no, eleganza anche il concetto, e di generalità anche il concetto di astrazione, perché nel momento in cui si generalizza si astrae sempre di più, no? E quindi l'astrazione è appunto qualcosa che ci ha permesso, per esempio, nel tempo, no? Siamo partiti da studiare spazi vettoriali molto precisi come i numeri reali e poi astraendo siamo arrivati a spazi estremamente generali come quelli di Banach, che hanno permesso lo sviluppo e la nascita di ambiti come l'analisi funzionale, per esempio, no? In cui si considerano oggetti estremamente complessi come funzioni di funzioni e quant'altro. E quindi mi chiedevo quale fosse la sua opinione cioè come approccia lei l'astrazione, quanto la ricerca e quanto invece la contiene per evitare appunto di sfociare magari in lavori che all'apparenza sono inutili e che poi potrebbero trovare applicazioni magari 20 anni dopo a prescindere, però appunto è un gioco, no? Bisogna pubblicare, bisogna anche catturare l'attenzione di altre persone, no? Sì, diciamo, naturalmente io ora ho una pressione molto inferiore verso questo ambito, posso in un certo senso essere più tranquillo da quel punto di vista, rallentare, ma diciamo, devo dire che è un po' difficile decidere a priori, perché a volte mi è anche capitato, capisci, di dire, vabbè, facciamo questo lavoro, è un po' un lavoro di scuola. Va fatto anche come dire per, sai, a volte i lavori di scuola servono anche per far crescere gli allievi. Tu dici perché si impara un po' sul campo, allora non ha senso, tranne i casi rarissimi, gli allievi veramente eccezionali, ma anche per quelli sarebbe rischioso dire, ah, guarda, c'è il grosso problema, torna quando l'ha risolto, no? Allora, questo processo di crescita a volte funziona anche con un po' di lavori di scuola, in cui uno inizia un pochettino ad affrontare sì, è vero, delle generalizzazioni che però non sono
del tutto banali, che consentono all'allievo di crescere, di imparare nuove tecniche. Quindi questo è un po' il lato positivo. Però che cosa succede? Che anche a me è capitato questo, che a volte facendo questi lavori inizialmente di scuola e poi lavorandoci dice, no, ma sì, c'è questo aspetto, c'è quest'altra cosa, l'oggetto cambia natura. La ricerca veramente ha tanti elementi di imprevedibilità, appunto, quella che chiamano serendipity. Un'altra cosa che a me piace sempre raccontare è che quando io ho vinto il progetto ESI nel 2000, avevo messo una serie di obiettivi che poi ho realizzato in parte, diciamo, come sempre questi progetti ambiziosi, nessuno poi li realizza tutti. Però in realtà nel 2000, quindi 2000, nel 2001, 2000, scusa, 2010, poi diciamo 1 o 2 anni dopo, è saltato fuori un filone di ricerca completamente nuovo, molto debolmente correlato al progetto, però alla fine mi sono buttato su quello, e quello è ciò che mi ha impegnato di più. Quindi quello che voglio dire è che poi ci sono questi elementi di imprevedibilità, in particolare nella ricerca matematica, ecco. E lei prima menzionava il fatto che adesso ha una pressione inferiore nel pubblicare, no? E infatti io ho Sì, notato, per sì. esempio, un grosso impegno nella scrittura di note, dispense, libri. C'è un motivo particolare per cui si sta dedicando alla scrittura di materiale per lo più didattico o... Beh, in parte è dovuto anche al fatto che sai da ora, ormai da quasi 3 anni sono direttore della scuola, quindi è chiaro che quello che posso fare di ricerca è molto meno di quello di prima. Ho qualche studente di dottorato, sì, però insomma non posso dedicare il tempo e la concentrazione che vi dedicavo prima. Allora ho un po' capitalizzato, diciamo, certi corsi che io ho fatto per tanti anni, migliorandoli di volta in volta, ho detto vabbè, ormai questi corsi hanno raggiunto uno status abbastanza solido da farne dei testi, poi li ho fatti spesso con allievi o ex allievi, per dire quello sull'equazione delle derivate parziali con Alessandro Carlotto, che Lorea Zurigo, insomma, ho fatto con ex allievi del corso, mettiamola così. Sì, quindi un po' così, andrà avanti un po' così, però devo dire, come dire, come atteggiamento mentale io sono abbastanza appagato, ecco, voglio dire, mi piace fare ricerca, mi piace interagire con gli allievi. Ieri, che era sabato, sono andato a trovare, ci siamo incontrati con uno, la mattina presto, come oggi, un allievo molto molto bravo, però ecco, non ho ovviamente più quella spinta, come dire, un fatto normale, dire. Sì, ok. Questa evoluzione, questa direzione, diciamo, per chi ama la didattica, per chi ama l'interazione con gli allievi, penso sia abbastanza. Una questione che io ripropongo quasi sempre, giusto per avere punti di vista diversi. Quanto, cioè, ha insegnato per una gran parte della carriera, no? E quanto pensa che abbia influito anche sulla ricerca in maniera magari tangenziale l'insegnamento? Perché è una cosa che, toccando con mano, io insegnando mi sono accorto che molto spesso sia la preparazione che l'esecuzione stessa della lezione mi hanno aiutato, da un certo punto di vista, ad avere una comprensione sempre più profonda dell'argomento che stessi insegnando. E no, mi chiedevo giusto quindi quale fosse la sua opinione al riguardo, quanto per esempio insegnare pensa che l'abbia aiutata nella sua ricerca. Assolutamente, assolutamente, anzi devo dire ora, vabbè, non dovrei essere io a giudicarmi, ma penso di continuare anche a migliorarmi, cioè sull'insegnamento mi ci impegno molto, cioè per dire ora negli ultimi anni sto cercando di introdurre sempre più argomenti euristici, note storiche che prima non facevo, però come dire, ti faccio un po' un'analogia tra l'insegnamento e la riflessione, diciamo, che uno può fare su un problema da solo quando sta a casa, nello studio, a pensare a un problema. La cosa intermedia è, cioè, hai avuto un'idea che pensi possa funzionare,
e la vai a raccontare a due studenti, no? A due o tre studenti. Questa è già una forma intermedia di insegnamento. Allora ti rendi conto, molte volte capita, che tu nel momento in cui la racconti agli studenti o la capisci molto meglio, e quindi è quello che dici tu, diciamo. Quindi voglio dire, quello che tu dici vale anche per la ricerca, non solo per la comprensione della teoria. Le due l'una, o la capisci meglio oppure ti va male, mentre la racconti scopri che non funziona, anche quello capita. Però, quindi, come dire, il processo di... Cioè, è vero che si riesce molto, poi dipende naturalmente dalle persone, ci sono matematici capaci di lavorare in completo isolamento per anni, io non ci riesco, io ho bisogno di raccontare le cose, come faceva anche un po' De Giorgi. Però ecco, c'è il processo, voglio dire, di raccontare una cosa, è un processo che migliora la tua capacità di comprensione, questo anche nella ricerca. Anche nella ricerca. È una Quindi la ricerca collaborativa è fondamentale. La ricerca collaborativa, ecco, tranne poi, ripeto, eccezioni anche importanti, belle, di geni solitari, però in media la ricerca collaborativa è fondamentale. C'è una persona che mi ricordo che diceva sempre che il rumore nella comunicazione è una feature e non un bug, nel senso che io dico qualcosa, dall'altra parte non viene recepita completamente, quindi c'è un errore, c'è una malcomprensione che scatena nuove idee e che quindi porta poi, diciamo, è fondamentale per la creatività e per lo sviluppo delle idee. È un'idea che mi è piaciuta sempre, che mi Sì, porto molto affascinante. E una curiosità, e poi magari passiamo a qualcosa di più tecnico. C'è qualcosa che ti piacerebbe di raccontare di Ennio De Giorgi come persona, come visione, che magari non è nota alle nuove generazioni, perché comunque è stato molto attivo anche nella scrittura di libri, come nello studio di filosofia, teologia, però credo che comunque nelle nuove generazioni sia un po' una figura che non nota, e quindi mi chiedevo se ci fosse qualcosa che le piacerebbe trasmettere. Sì, diciamo, è vero, sai, gli anni sono passati, ormai sono passati 25 anni, abbiamo fatto anche una piccola commemorazione alla scuola normale, è chiaro che il link con le generazioni più giovani si perde, se non ovviamente poi per il gruppo di ricerca, eventualmente nel gruppo di ricerca la memoria più viva continua a essere molto citato. Vabbè, insomma, io su De Giorgi potrei raccontare tantissimi, tantissimi episodi, anche, non lo so, forse diciamo la cosa più importante che mi verrebbe da dire è che nella interazione con lui non compariva mai la frase io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro. De Giorgi, quando si parlava con lui, era sempre proiettato sul problema presente. Tant'è vero che io capii che era un grande matematico, non immediatamente, la mia scelta di De Giorgi come relatore, non dico che fu casuale, ma un po', insomma, mi piaceva il suo stile di insegnamento, però ecco, la grandezza del matematico io la capii guardando il feedback che c'era sui suoi lavori, nei testi che andavo a studiare, ecco. Quindi non era assolutamente una persona, come dire, altezzosa, supponente, anzi predicava molto la parità, diciamo, di opinioni tra studenti. E poi aveva questa tradizione molto orale, era quasi impossibile fargli leggere una dimostrazione, non credo che abbia mai letto un mio articolo. Quindi tutto avveniva oralmente davanti alla lavagna. E appunto poi aveva questo livello di interazione che io però ho un po' cambiato perché è anche un po' pericoloso a certe volte, cioè lui raramente interveniva a livello tecnico, cioè non dava suggerimenti, perché diceva, beh, se io ti do un suggerimento tu ti metto su una strada che magari non è quella che potresti trovare tu, quindi la discussione era sempre a livello abbastanza alto, quali sono i problemi interessanti, quali sono le definizioni interessanti. Che cosa ci possiamo chiedere? Molto raramente si interveniva a livello della dimostrazione. Tant'è vero che poi tra noi allievi circolava un po' questa sorta di,
insomma, vetro della stima di misurazione della stima di De Giorgi che aveva per i suoi allievi. Lui poi sempre molto ovviamente corretto, non lasciava trasparire nulla, però è chiaro che di alcuni pensava meglio, di alcuni peggio. E lo si vedeva dal tempo che resistevano alla lavagna, perché tu andavi alla lavagna, iniziavi a raccontare una cosa a De Giorgi e tipicamente dopo pochi minuti lui si alzava, pigliava il gesso e continuava lui perché aveva capito tutto. Allora il tempo di resistenza, diciamo, prima che De Giorgi si alzasse, misurava il grado di stima. In genere con un allievo un po' più scarso, evidentemente si alzava e dava subito lui a dire no, ma è così, ecco questo, così, ecco, dovresti fare in questo modo. Quindi, insomma, però era veramente molto molto bello, insomma, veramente, insomma, esperienza anche sul piano umano. Poi il rapporto è continuato dopo, si andava a pranzo insieme, cioè dopo che avevo finito, insomma, che avevo iniziato la mia carriera, si andava a pranzo insieme. Un bel ricordo, insomma, no? Sì. Una persona che ha plasmato tante, tante vite, insomma, tante, tante persone. E è stato lui ad introdurla al calcolo delle variazioni, giusto? Che poi è diventato uno dei principali argomenti di ricerca, che l'ha accompagnata per quasi tutta la sua carriera, no? E quindi, se può descrivere semplicemente il calcolo delle variazioni, come lo descriverebbe a qualcuno di non esperto? Ma diciamo, il calcolo delle variazioni è sostanzialmente lo studio di problemi di massimo o di minimo, cioè si cerca di rendere più grande possibile o più piccola possibile una certa quantità, soggetta, diciamo, a certi vincoli. Soggetta a certi vincoli. L'esempio più classico che si può raccontare poche parole di problemi di calcolo delle variazioni, uno dice tra tutte le figure del piano, non so, di area uguale pi greco, cerchiamo quella di perimetro più piccolo di tutte, no? Questo è il problema isoperimetrico, no? Allora si sa ormai da tanto tempo che la figura che al perimetro più piccolo di tutte è il cerchio. Allora, lo studio di questi simili problemi ha portato, diciamo, ha richiesto alti livelli di astrazione. Perché? Perché uno deve immaginare in qualche modo una sorta di universo di tutte le possibili figure, no? E allora, quali sono tutte le possibili figure? Tutti i poliedri, tutti i poligoni, anche non regolari, concavi, convessi, o iniziamo a considerare anche parti curve, come per il cerchio, le ellissi, le iperbole, e quindi si inizia a creare, diciamo, un universo enorme, quello che noi matematici chiamiamo di dimensione infinita, all'interno del quale poi uno deve definire, poi c'è il problema matematico di definire cos'è rigorosamente l'area, il perimetro, anche per queste figure molto curve, con contorni molto curvi. Questo è un problema che già iniziarono ad affrontare i greci. A quel punto, poi, in questo grande universo, uno cerca l'oggetto migliore di tutti. Questo paradigma, diciamo, poi si applica a tanti problemi della fisica, della matematica. Uno può pensare, diciamo, sempre anche a certi problemi applicati, che a un numero limitato di risorse a disposizione, questo è il vincolo, no? Nel caso del problema isoperimetrico, l'area, cioè non voglio un'area più grande di, mettiamo che devo comprare un appartamento, insomma un'area non più di tot, e cerco poi di minimizzare, ecco, ad esempio il perimetro per la dispersione di calore, ecco, tanto per fare un esempio un pochettino. Quindi, diciamo, nella vita pratica, varianti anche molto più complicate di questo problema emergono in maniera naturale perché abbiamo vincoli e abbiamo obiettivi. Ecco. E quindi, no, riprendendo il discorso dell'includere tutte le figure, no? Cioè, ritorna un po' anche il concetto dell'astrazione, perché bisogna essere abbastanza astratti da includere tutte le figure, ma anche abbastanza precisi da non includere magari oggetti potenzialmente inutili. Quindi è molto importante scegliere le definizioni giuste. E quindi in un problema del genere,
Quanto è importante la definizione, nel senso, è più importante forse dell'esecuzione stessa, della risoluzione stessa, o è più importante? Non so, direi che viaggiano un po' abbastanza insieme, sono abbastanza correlate le due cose. Cioè, dare la definizione giusta e arrivare alla soluzione giusta li vedo come due problemi abbastanza correlati, anche se poi è vero che nello sviluppo teorico di certi problemi è venuta prima la definizione della soluzione, effettivamente, sì. Per dire, diciamo, ora nel caso che raccontavo del problema superimmetrico, stato Cacioppoli, come dire, a intuire per primo qual era l'approccio, insomma, che portava alla classe giusta di figure ammissibili, non dico nel piano, in qualunque numero di dimensioni. Poi però le soluzioni complete sono venute dopo, insomma, con i lavori successivi. Però ecco, li vedo come due temi abbastanza correlati. Cioè, non è che poi, come dire, cioè, molte volte già un'intuizione sulla tecnica conduce alla definizione, non è detto che uno venga prima sempre dell'altro. Ok. Perché hai scelto questo campo da... In realtà non l'avevo scelto inizialmente, io inizialmente volevo lavorare in logica, perché poi De Giorgi aveva anche questo tipo di interessi, però ecco, dopo un primo approccio non mi trovai molto bene, comunque l'analisi mi era sempre piaciuta, quindi poi mi sono orientato. Devo dire, lì poi ha pesato anche molto la scelta del problema giusto, ecco. Da questo punto di vista anche De Giorgi era grandissimo, perché, o se vuoi, io sono stato anche particolarmente fortunato, perché all'inizio del mio dottorato, del mio normale si chiama perfezionamento, De Giorgi mi propose un problema che, senza che tra l'altro De Giorgi lo sapesse, in quel momento stava un pochettino esplodendo in altri contesti, nell'ambito della computer vision. Intanto questa connessione anche qui era inaspettata, ecco, De Giorgi era arrivato a quel problema per altre ragioni, quindi mi trovai immerso, diciamo, in un filone abbastanza esplosivo nei primi anni, su cui sono riuscito a fare cose originali, quindi, come dire, a quel punto poi la strada era segnata, in un certo senso. E nell'ambito poi del calcolo delle variazioni uno può inserire il cosiddetto problema del trasporto ottimale, no? Che è un altro Sì. dei problemi che l'ha accompagnata durante gli anni. E che tipo di problema è il problema del trasporto ottimale? Allora, il problema del trasporto ottimale è stato proposto da Gaspard Monge, fondatore dell'École Polytechnique, negli anni della Rivoluzione francese. In termini molto pratici, lui diceva: immaginiamo di dover spostare, diciamo, da una pila di materiale. Da un materiale che è accumulato in una pila in una buca. Naturalmente possiamo farlo, immaginiamo un camioncino, no? Che ogni volta carica un pochettino di terra dalla pila e la va a mettere nella buca. Possiamo immaginare vari viaggi e vari modi di prendere questa terra un pochettino alla volta. Qual è il modo migliore migliore che vuol dire, mettiamo che il carico del camioncino sia costante, no? Quindi la massa che viene trasportata in ogni viaggio sia costante. Allora, in questo caso molto particolare, il problema di Monge vuol dire qual è il modo di farlo in modo da spendere meno benzina possibile. Ecco, ovviamente negli anni della Rivoluzione francese non si parlava di camioncini, Monge l'ha messa in termini un po' diversi, lo metteva in termini di lavoro, proprio la quantità fisica. Però, diciamo, questo penso possa essere un modo di raccontarlo. Ci sono ora formulazioni moderne, un pochettino più anche attraenti. Immaginiamo che ci sia un certo insieme di produttori di dolci che devono distribuire questi prodotti a un certo numero di caffè, di bar. Allora, sono localizzati questi produttori in tante zone, il bar pure,
uno si chiede, diciamo, qual è il modo migliore di organizzare questa rete di distribuzione in maniera tale che il costo di trasporto, qui viene appunto la parola trasporto, sia più piccolo possibile. Quindi questa è un po' l'origine del problema del trasporto. È una storia molto interessante dal punto di vista come dire, del progresso delle idee scientifiche, perché questo è un problema di calcolo della variazione, a tutti gli effetti, penso si capisca. Però non poteva essere affrontato con le tecniche classiche del calcolo delle variazioni, quelle sviluppate da Olero, Lagrange, XVII secolo. E quindi per tanti anni è stato abbastanza ignorato. Sostanzialmente sì, c'erano le euristiche, ma quasi nessun risultato rigoroso. E solo con l'avvento della probabilità, con il lavoro col Mogoro, poi Kantorowicz, che appunto poi ha preso il Nobel in economia per lavori anche collegati a questo tema, che la cosa si è sviluppata. Quindi si è sviluppata la teoria del trasporto, diciamo dagli anni 40 in poi, e poi negli ultimi 25-30 anni, e questo diciamo è il boom che io ho vissuto, a partire dal 2000, io, si è scoperto che questa teoria, diciamo, ha applicazioni in tanti altri campi. Ecco, questo è l'esempio classico della cross fertilization, appunto. Quindi si è vista collegare a equazioni alle derivate parziali, ultimamente anche al machine learning, alla geometria, tutte cose totalmente inaspettate, diciamo, 25-30 anni fa. Ecco, io mi ricordo che la prima volta che qualcuno mi raccontò, è perché appunto questo problema era sostanzialmente sepolto, cioè, faccio a volte l'analogia del fiume carsico, no? Nella ricerca a volte le cose restano sepolte e poi riemergono, diciamo, inaspettatamente. Io non lavoravo ormai nel 2000, lavoravo ormai da tanti anni in campo di creazione, non ho mai sentito parlare di questo problema. La prima volta che qualcuno me l'ha raccontato, mi prendevo in ufficio alla scuola normale, io dissi: ma questo è un problema, la prima reazione è un problema bellissimo. Ecco, qui vedi c'è l'aspetto estetico, questo è un problema bellissimo. Seconda reazione, mi ricordo, dissi: ma chissà cosa avrebbe detto De Giorgi se avesse sentito parlare di questo problema, perché anche lui sicuramente se ne avesse sentito parlare ci avrebbe lavorato. Ecco, quindi questo è. Vabbè, sì, è vero, è un problema molto bello, molto elegante. Infatti mi prese subito appena lessi uno dei libri di Villani, Topics on Optimal Transport, e me ne innamorai subito proprio per l'approccio, per la semplicità, anche la dimostrazione, la prova di dualità con la rappresentazione di Kantorowicz, Rubinstein, anche quella per esempio è una delle dimostrazioni per me ad oggi tra le più belle, proprio perché intuitiva e molto poco tecnica, ma estremamente potente e con una marea di implicazioni. Se dovesse, ok, poi vabbè, è stato un ambito molto molto studiato negli ultimi anni, no? E sono stati vinti una serie di premi dati a persone che hanno dato contributi significativi a questo campo. Se lei dovesse selezionare alcune delle applicazioni più belle o più importanti del trasporto ottimale, quali selezionerebbe? Ma sì, è una scelta anche difficile. Sì, immagino. Diciamo, escludendo le applicazioni immediate, in un certo Sì. senso, quelle per cui proprio la teoria è stata sviluppata, no? Quello che si chiama ora l'ottimizzazione, linear programming e così via. Non so, forse direi quella più sorprendente. Direi quella più sorprendente forse è quella dell'equazione delle derivate parziali, perché, come dire, apparentemente sembrava veramente non esserci nessun legame, e poi anche quella direi all'applicazione alla geometria, cioè alla geometria dello spazio delle misure di probabilità. Cioè il punto è questo, che con questa teoria tu riesci a geometrizzare lo spazio delle misure di probabilità. E questa struttura geometrica, che è una struttura curva peraltro,
cioè diversa dalla struttura affine in cui tu fai, diciamo, il segmento tra due misure di probabilità facendo la combinazione affine, e questa struttura curva che poi si rivela fondamentale per tutti gli sviluppi successivi. Quindi queste direi sono le due idee più feconde che ho visto. Poi appunto ora ci sono anche applicazioni, appunto dicevo, machine learning e così via, però quanto queste siano di impatto non lo so, è ancora un po' da capire. Una domanda a cui probabilmente non c'è una risposta precisa, però mi chiedevo perché geometrizzare gli spazi di misura? Cioè, qual è l'obiettivo della geometrizzazione di questi spazi? Si potrebbe dare una risposta un po' a posteriori, cioè nel senso che si è visto che lavorando su questa geometria, con questa geometria tu risolvi dei problemi. Cioè, ecco, forse lo posso raccontare con l'idea di McCann, cioè il punto è che tu hai due misure di probabilità e ti chiedi qual è il modo migliore di interpolare tra le due. Mettiamo che hai la delta di Dirac in x e la delta di Dirac in y, per prendere due problemi sempre più semplici di tutti. Il punto di vista convenzionale guarda lo spazio di misure di probabilità come uno sottospazio affine di uno spazio lineare, che è lo spazio di tutte le misure, con segno, e dice, vabbè, allora io interpolo tra le due facendo 1 meno t, quindi creo il segmento facendo 1 meno t delta x più t delta y. E ovviamente questo modo di fare è utilissimo, figuriamoci, classicissimo, non è che inutile. Però se uno lo pensa dal punto di vista fondamentale, che uno dice, ma in fondo però in tante applicazioni della teoria della probabilità, la misura rappresenta una distribuzione di massa o una distribuzione di valori. E questo implica una sorta di trasporto istantaneo da x a y. Tu stai togliendo massa da x e la stai portando su y istantaneamente. In realtà è molto più ragionevole, proprio anche dal punto di vista fondamentale, direi, pensare che l'interpolazione sia in realtà la delta in x di t, dove in x di t è un cammino che ti porta da x a y, perché questo non implica nessun trasporto di massa istantaneo. Allora, questa cosa qui, come dire, questo modo di interpolare è quello che poi si rivela più fondamentale per tante applicazioni. E allora, nel momento in cui tu ti metti da questo punto di vista, dici, ma allora quali sono le geodetiche rispetto a questa nuova struttura? E quindi ti porta a una nuova geometria. Ok, quindi una maniera più naturale magari di approcciare il problema di spostare massa da un punto all'altro ha dato poi, da un certo punto di vista, ha fatto nascere nuove geometrie. Sì, Ok. esattamente. Ed è sorprendente in un certo senso che la rilevanza di questo punto di vista sia stata, come dire, ignorata per così tanto tempo. Perché uno dice in fondo, vuol dire che in tante applicazioni era ben noto a tutte che queste sono distribuzioni di massa, no? Sì. E la massa non si muove istantaneamente. E è una domanda che faccio a tutti e che mette tutti in crisi. Se dovesse scegliere, ok, nell'ambito del trasporto ottimale c'è un risultato che l'ha colpita particolarmente, che lei apprezza particolarmente, magari anche quando insegna, che le piace particolarmente dimostrare. Allora, fammici pensare un secondo. Beh, c'è uno che a me piace molto, vabbè, ovviamente anche la dualità che hai citato tu è una teoria bellissima, elegantissima, ma a me piace molto il teorema di, non so se tu poi l'hai visto, di esistenza delle mappe ottimali su varietà riemanniane. Perché è un teorema di McCann? Perché da capo è un bellissimo teorema che da un lato riproduce il teorema di Brenier su varietà, quindi è importante, è utile e così via, ma fa capire come tu apparentemente sei in un contesto molto liscio, una varietà pensa alla sfera, già per la sfera ci sono problemi, anche se è completamente liscia,
Però per affrontare questo problema devi usare tecniche e idee che vengono dal calcolo non liscio, il calcolo differenziale, il calcolo super differenziale. E quindi da capo mostra appunto l'importanza dell'astrazione, di guardare dall'alto. Se uno si ostina a considerare oggetti lisci non risolve il problema, insomma. Anche se apparentemente c'è una liscezza, però in un certo senso viene solo recuperata a posteriori. Ok, io quando uno dei miei primissimi incontri con il trasporto ottimale fu una presentazione di Figalli dopo che vinse la medaglia Fields, no? E ricordo che lui presentò questo esempio della bolla di sapone. E mi chiedevo se, giusto per lasciare, no, un'immagine nella mente di chi ascolta di che cosa sia questo trasporto ottimale, se potesse descrivere l'idea che c'è il collegamento tra la cosiddetta forma della sfera della bolla di sapone e il trasporto ottimale. Sì, diciamo che è questo. Cioè, tu vuoi dimostrare che la bolla di sapone, diciamo la sfera, il cerchio, ora dipende dal numero di dimensioni, è la soluzione del problema isoperimetrico. Allora, un modo di farlo è di dire: io costruisco una macchina che mi consente di confrontare le figure. Cioè, anziché avere due figure, una è il cerchio, quella con cui ti vuoi confrontare, l'altra un'arbitraria figura, e dici: vabbè, ora di questa figura calcolo l'area, calcolo di area fissata, calcolo il perimetro, vedo che è maggiore del perimetro del cerchio della stessa area. Col trasporto ottimale uno può fare una sorta di confronto diretto, cioè tu crei una mappa che trasforma la tua figura nel cerchio, e questa mappa ti consente di operare il confronto tra i perimetri. Quindi è una macchina, diciamo, meravigliosa, perché ti introduce appunto modi di trasformare figure molto strane, molto irregolari, in cerchi. È il sottoprodotto della teoria del trasporto. Ok. E ultimissima domanda, poi la libero. Se tra tutti i lavori che lei ha prodotto, ce n'è uno in particolare a cui è molto legato per una serie di motivi, uno a cui tiene particolarmente, di cui è particolarmente fiero? Naturalmente ci sono i primissimi lavori, perché sono quelli con cui anche puoi guadagnare sicurezza, no? Cioè, anche detto che nessuno di noi, e questo ti assicuro, io l'ho visto succedere anche con gli allievi più brillanti che ho avuto, nessuno di noi parte già convinto che è bravo, che sa risolvere i problemi. Quindi i primissimi lavori sono importanti per questo meccanismo, come dire, di rafforzamento psicologico, insomma. E quindi, diciamo, quel primo filone a cui ho accennato del problema sia di Manfred Scheil, il collegamento poi con la computer vision, è stato il lavoro che in un certo senso mi ha rivelato alla comunità matematica, quindi non posso non esserci legato, ecco. Però devo dire, appunto, sì, forse il lavoro che mi ha dato più soddisfazione proprio intellettuale è proprio quello di cui ti dicevo prima, della teoria geometrica in spazi metrici, perché è stata veramente un'esperienza bellissima, insomma, intellettuale, affrontare questo problema, riuscire a trovare queste nuove tecniche, vedere che poi avevano un impatto. Forse il lavoro che fino adesso mi ha dato maggiori soddisfazioni in collaborazione con un matematico tedesco. Ok. E che quegli altri lavori li ho fatti da solo, quegli altri che dicevo prima li ho fatti da solo. E un'ultimissima questione, giuro, poi basta. Se dovesse dire qualcosa ad una persona per convincerla magari a fare matematica, una persona che magari è indecisa tra due facoltà, una ingegneria e una matematica, che cosa direbbe? Che argomento porterebbe a favore della matematica come strumento, come oggetto da studiare? Senti, tieni presente che queste risposte sono poi, non c'è una risposta universale, Assolutamente, perché assolutamente. no, capisci, perché poi dipende anche molto dal temperamento delle Sì, persone. sì, Ci sì, sì. possono essere persone
voglio dire, appunto, dipende molto dal temperamento individuale. Io mi ricordo che venni convinto da un professore di liceo molto bravo del mio paese, che mi dette qualche piccola, diciamo, lezione aggiuntiva. Non era il mio professore di liceo, però andai da lui perché aveva una certa reputazione, sai, quei bravi professori di liceo di provincia, di cui ancora l'Italia è molto ricca. E lui mi disse, insomma, aveva capito che avevo talento, disse: tu fai matematica perché la matematica ti dà una forma mentis che poi ti potrà essere utile anche se poi non farai strettamente il matematico. E questo penso che sia abbastanza vero anche di questi tempi, perché si vede che i matematici vengono assunti ormai a vari tipi di livelli, diciamo, non strettamente solo per funzioni tecniche, diciamo, strettamente legate alla matematica. Direi che questo è abbastanza vero, diciamo. Ora, anche da direttore della scuola, quando ho occasione di parlare con alcuni imprenditori, perché ovviamente curiamo il servizio placement, molti di loro mi dicono: eh sì, diciamo, il matematico che ci arriva in azienda, sì, magari sa meno cose, però appunto quell'elasticità, quel modo di porre problemi, però ecco, appunto, sono discorsi che ovviamente su cui è molto difficile generalizzare, perché c'è ovviamente anche il bravo ingegnere, c'è il bravo fisico, cioè, sono discorsi, però è vero a certi livelli che questa descrizione, diciamo, questa forma mentis è importante, effettivamente, quella che dà la matematica. Ok, va benissimo. E grazie mille per il tempo che mi ha dedicato. È stata una piacevolissima conversazione. È stato molto Grazie a te. piacevole stuzzicare, diciamo, come dicono gli inglesi, pick the brain, no? Pungere un po' il cervello per vedere come Certo. reagiva. Beh. Grazie mille. Ciao allora. Se trovi i contenuti di questo podcast interessanti e vorresti che ne producessi di nuovi, il modo migliore per supportarmi è quello di condividere il podcast con tutte le persone che conosci e che pensi possano essere interessate. Ricordati, il mio obiettivo è la divulgazione fatta in modo completamente gratuito ed accessibile a tutti. Mi trovi anche su Instagram come Armonia Podcast e lì trovi anche dei post dedicati di divulgazione dove per l'appunto faccio divulgazione in maniera un po' più grafica e per iscritto. Un altro modo per supportarmi è seguirmi sul distributore di podcast che preferisci, sia esso Spotify, Apple o Google Podcast. O meglio ancora, puoi lasciare una recensione sia su Apple Podcast che su Spotify fino a 5 stelle. Grazie. Grazie per aver ascoltato Armonia, il podcast in cui si parla di scienze per arricchire la mente, ma anche l'equilibrio mente-corpo.